Diamo il benvenuto a Simona Merzagora, Managing Director di NN Investment Partners, alla quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019. Poi, seconda analisi, dato che siamo a Salone, il tema della responsabilità degli investimenti sostenibili è al centro appunto della scelta di quest'anno. Volevo capire da lei come interpretate queste tematiche. Grazie, buongiorno. Il 2019 si sta prospettando in termini estremamente positivi. La nostra casa è una casa principalmente fixed income, con alcune expertise sulla parte equity e sulla parte multi asset. Uno dei nostri cavalli di battaglia sono il debito emergente, per cui devo dire da inizio anno le valutazioni da parte degli investitori su questa asset class sono tornate ad essere positivi, quindi il sentiment è positivo, visto che l'anno scorso effettivamente le valutazioni a fine anno si erano allargate in modo spropositate e anche i flussi erano stati estremamente negativi. La nostra visione sul debito emergente è positivo, sia, come dicevo, da parte di flussi, la richiesta di debito emergente, di investimenti in questa asset class sono molto ampie. Da inizio anno siamo ben oltre 17 miliardi rispetto ai 20 miliardi ipotizzati nel corso di tutto l'anno da parte di JP Morgan. Le valutazioni sono interessanti, ben oltre la media storica del settore, e i fondamentali dei paesi emergenti sono ancora solidi, sia dal punto di vista proprio di divergenza con rispetto ai mercati sviluppati, ma anche proprio a livello di fondamentali, sia di current account, quindi conti correnti, ma anche proprio a livello di default. Un altro tema che vediamo di grande interesse, sul quale stiamo cominciando proprio ad avere grande interesse da parte degli investitori, è tutto il tema invece del tema sostenibile. Tema sostenibile che adesso per noi viene declinato nel lancio fatto da pochi giorni su un fondo verde con una bassa duration. Siamo uno dei maggiori gestori di fondi verdi, un track record di tutto rispetto di oltre 3 anni, e gestiamo ben oltre 1 miliardo di euro. Abbiamo lanciato anche la versione a bassa duration di 2 anni, proprio perché per venire incontro alle preoccupazioni degli investitori per un futuro possibile rialzo dei tassi. Come noi interpretiamo la sostenibilità? Per noi fa parte proprio del DNA della nostra società. Ci occupiamo di sostenibilità da oltre 20 anni e abbiamo ricevuto da parte di UMPRI, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite che riconosce e valuta l'implementazione di criteri ESG all'interno delle gestioni, abbiamo raggiunto il massimo livello, quindi A+. Quindi per noi fare gestione responsabile non è l'emissione di un prodotto, ma è un modo proprio di interpretare la nostra gestione. Tutti i nostri analisti integrano all'interno delle gestioni azionarie, obbligazionarie e multi-asset sia gli aspetti tradizionali sia gli aspetti ESG. E facendo questo riteniamo, con tutta una serie di supporto anche di studi accademici con i quali collaboriamo e di partnership con oltre 35 società, di poter portare un valore aggiunto all'interno delle nostre gestioni.